Mister Zaretier, dopo il buon punto conquistato ad Andria, arriva il Messina al Menti in una sfida chiave per la salvezza della Jugoslavia. Sì, concordo assolutamente. Abbiamo fatto un'ottima partita ad Andria, capitalizzando un risultato importante. E adesso, domani, abbiamo questa sfida che per noi è un crocevia fondamentale della nostra stagione. Ne siamo consapevoli, i ragazzi sono andati molto bene in settimana. E quindi domani con tutte le nostre forze cercheremo di prendere i tre punti. Mister, sono discorsi puramente teorici, ma il Messina fondamentalmente è salvo, quindi probabilmente la Jugoslavia ha molte più motivazioni dei siciliani. Una partita come questa può contare un aspetto del genere? L'aspetto mentale e motivazionale conta in tutte le partite, soprattutto in una partita come quella di domani. Io del Messina non mi fido, chiaramente. Però mi fido molto dei miei calciatori che hanno lavorato bene in settimana, sono consapevoli dell'importanza della partita e l'invito che faccio loro è veramente di dare oltre tutto quello che hanno, però dobbiamo sempre mettere la testa al primo posto nella gestione della partita. Prima di tornare al match di domani, in settimana ci sono state voci circa un presunto confronto suo con i tifosi, avrebbe parlato con parte della tifoseria. Si sente di dire qualcosa in questo senso? No, mi sento di smentire categoricamente questo. Nella partitella di giovedì i tifosi si sono fatti sentire. Personalmente l'ho preso come uno stimolo per la squadra, perché come lo sappiamo noi, sanno anche i tifosi, la città, la società, che la partita di domenica è importante, quindi presumo che i tifosi abbiano voluto far sentire la loro presenza ai ragazzi di ulteriore stimolo per cercare di prendere i tre punti domenica. Quindi io personalmente non ho parlato con nessuno, giornalmente sono sempre presenti dei tifosi che comunque cercano di incoraggiare i ragazzi. Quindi togliamo da parte questi dettagli, pensiamo che domani è una partita importante dove tutte le componenti fino al 97esimo dobbiamo essere uniti per prendere i tre punti. Mister, mancherà Obodo, figlio della squalifica un po' esagerata della scorsa settimana, i tre centri di centrocampo, quindi Zillo, Favasulio e Maiorano, li potremo vedere tutti insieme o si giocano le due maglie da titolari che ci sono come centrali di centrocampo? Ma domani vedremo una partita diversa rispetto a quella di Andrea sicuramente, perché vogliamo vincere, quindi è presumibile che giochiamo con dei centrocampisti e quindi deciderò domani chi dei tre magari starà fuori inizialmente, fermo restando che poi a partita in corso abbiamo la possibilità, avendo un po' tutti gli effettivi a parte Kenneth, di poter gestire e variare la partita. Ecco, questa si pensa a domani, immagino, ma la sensazione è che la prima di tre partite è fondamentale. Ecco, si aspetta qualcosa in più dagli uomini di maggiore esperienza? Mi vengono in mente Del Sante, Contessa, Maiorano, stesso Favasulli, Nicastro, che è giovane ma ha tanta esperienza. Ecco, in questo senso l'esperienza, la grinta sarà fondamentale. Io mi aspetto una grande Juve Stabia dal punto di vista dell'atteggiamento, della voglia, della motivazione, del voler veramente buttare il cuore oltre l'ostacolo, di mettersi a disposizione della squadra, dei compagni, solo così domani potremo fare una grande partita e sono sicuro che la faremo. Ultima domanda, Lisi che non è al meglio ad Andria e per questo è entrato dopo, domani sarà della partita dall'inizio? Sì.